Amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi iniziamo Godus, un nuovo gioco gestionale in cui impersoneremo un dio e dovremo quindi prenderci cura della nostra popolazione. Allora, vediamo subito cosa dobbiamo fare. Intanto qui abbiamo due omini e questi saranno i nostri followers, quindi i nostri seguaci, chiamiamoli. Ok, benvenuto nel tuo mondo, tu sei il dio di questi followers. Un giorno loro diventeranno una grande civiltà. Comincia facendo spazio, rimuovendo le rocce in modo che possiamo costruire plots. Plots penso siano tipo delle capanne, delle casette. Ok, vediamo un po' come si fa. Bisogna cliccare per rimuovere la roccia. Ok, sono molto contenti e ora dovrebbero cominciare a costruire una casetta. Ok, ci metteranno circa 20 secondi. Intanto potete vedere, questa è la nostra isola dove viviamo e più avanti andremo con il gioco e più potremo espanderci. Intanto qua mi dice che devo continuare a togliere le rocce. Ok. Vediamo se posso anche togliere, sì, gli alberi, perfetto. Così da poter costruire più casette. Allora, clicca sulla casetta, qui sulla capanna, per mandare i lavoratori a lavorare. Ok, è uscito il nostro lavoratore e ora andrà a costruire un'altra casetta, molto molto bene. Intanto continuiamo a togliere gli alberelli. Vediamo appena finisce. Come vedete anche questo è in tempo reale, nel senso che non c'è la possibilità di aumentare il tempo, ma bisogna aspettare con molta pazienza. Ok. Ora il follower può vivere in una nuova casa. Cosa stiamo aspettando? Ok. Ah, praticamente sta nascendo un nuovo costruttore, d'accordo. Hanno generato un nuovo costruttore. Clicca per collezionare nuove abilità. Allora, la potenza di Dio. Sculpting power, quindi il potere di scolpire. Vediamo. Ora puoi scolpire l'intero mondo. Scolpisci il terreno in alto, il terreno, le montagne, le colline, quindi sarà il terreno in alto, e il profondo, le coste più profonde del mare. D'accordo. Ok. Come si fa? Ok, perfetto. Una delle cose più uniche di Godus, di Godus, è appunto l'abilità di scolpire. Ok, vediamo un po'. La tua abilità sarà basica. Clicca Show Me per... Ok, quindi insegnami come si fa. Vediamo, click and hold. Ok, perfetto. Si fa così. Anche di qua. Ok, quindi così praticamente possiamo scolpire la nostra terra, la nostra isola, sì. Cosa devo fare? Ah, in tutto il cerchio, d'accordo. Così vedete potremo costruire più case e ci saranno molti più abitanti. Allora, vediamo. No. Ok. Perfetto, abbiamo fatto, completato. Così invece possiamo restringere. Ok. Vediamo così. Così. Ok, devo farlo tutto. Vediamo. E anche questo, sì. Ah, così praticamente eliminiamo parti di terra che sono in più. Allora, così. Così. E così. Completato. Molto molto bene. Vediamo. Ok.
Va bene, possiamo tornare alla nostra isola. Ok, allora così possiamo, come vedete, costruire, come dire, più terra in modo che possano poi piazzare delle nuove casette. Quindi mandiamo fuori il nostro lavoratore che vada a costruire un'altra casa. Intanto vediamo se possiamo fare anche qui la stessa cosa. Mi sembra proprio di sì, perfetto. Mandiamo anche questo lavoratore a costruire un plot. Nel frattempo togliamo un po' di alberi e un po' di rocce. E così abbiamo quattro casette. Magari vediamo se riusciamo ad espanderci di qua. Allora, vediamo. Togliamo via questi pezzi di terra. Ok, magari se si può, anche questi, sì. Facciamo così, ok. E ci espandiamo di qua. Ah, devo. Suppongo di dover arrivare, sì, ad una popolazione di 10 abitanti, d'accordo. Allora, completiamo. Tu vai a lavorare qui, ma posso mandarne uno solo? Non posso mandarne più di uno? Ok, so premuto. Non lo so, d'accordo, lasciamo stare. Non si può costruire più di una casa per volta, d'accordo. La cosa strana è che non posso neanche muovermi. Non posso muovere la visuale. Comunque, siamo arrivati ai 10 abitanti e posso collezionare una nuova abilità. Abod. Cosa sono gli Abod? Credo siano delle case un po' più sviluppate, vediamo. Allora, questa casa ha sbloccato dei nuovi abode. Sì, suppongo proprio siano delle nuove case. Molto più grandi. Possono quindi, come dire, ospitare molti più followers, d'accordo. Come si fanno a costruire? Drag. Ah, ok. Adesso posso anche. Perfetto. Posso zoomare e non zoomare. Ok, quindi questo è molto utile. Qui intanto mi indica qualcosa. Che cos'è? Uno scrigno? Cosa abbiamo trovato? Facendo crescere la tua popolazione, suppongo crescerà anche la tua civiltà. Questo è rappresentato dalle carte nella timeline. Ok. Ok, quindi quello che abbiamo appena raccolto è una sorta di stickers. Possiamo applicare gli stickers alle carte della timeline. Ok, posso vedere come si fa? Vediamo, questa è la timeline e ci mostra la progressione dei nostri followers. Ok, alcune carte però richiedono degli stickers specifici per essere attivate. Vediamo, noi adesso abbiamo la Abod. Abbiamo sbloccato questa carta, però ci serve questo stickers. Si vede dall'icona qui sotto in basso che è uguale. Quindi, click and hold and drag. Proprio dobbiamo fare tutto così. Perfetto, ora dovremmo aver sbloccato la nuova casetta. Allora, proviamo ad uscire. Vediamo. Ora puoi vedere gli effetti di questa carta. Fai crescere la tua popolazione, scopri nuove carte e colleziona nuovi stickers. Questo farà progredire la tua civiltà. Ok, possiamo uscire. Exit. Ok, abbiamo quindi sbloccato questa nuova carta e dobbiamo espandere la nostra popolazione di 15 abitanti. Ok, ora posso anche muovermi nelle varie direzioni. Direi di completare questa parte come stavo facendo prima. Quindi, se riusciamo, cerchiamo di espanderci. Vediamo un po' più in qua. Se si può. Sì, si può. Ok. Espandiamo anche il terreno. Ok, perfetto. E ora mandiamo i nostri abitanti a costruire. Intanto qui ho visto qualcosa. Ecco, questo qui che cos'è? Shrine Unveiled. Non so cosa sia.
Vediamo se magari possiamo costruire tipo una specie di ponte in modo da collegare queste due parti di isola. Vediamo se si può. Sì, si può. Ok, togliamo via queste rocce e questi alberelli. Sì. Ok, perfetto. Togliamo via qua e anche qui. Magari restringiamo un po' questa parte di terreno. Ok, perfetto. Continuiamo a costruire. Qui c'è qualcosa. Che cos'è? Scusatemi. Cosa sono queste cose? Ah, c'è uno scrigno. Cos'è questa cosa? Ti serve del credo per scolpire questa terra. Ok, non so cosa sia, scopriremo penso più avanti. Intanto, mandiamo altri abitanti a costruire. Queste qua credo siano le nuove casette che abbiamo sbloccato. Molto, molto bene. Molto carine anche. Vediamo, possiamo mandare anche questi abitanti. Perfetto. Non capisco però che cos'è questa cosa. Intanto siamo quasi arrivati a 15 abitanti. Qui stanno costruendo molto molto bene. Ormai dovremmo anche esserci. 15 secondi per questa casetta. Possiamo espanderci anche di qua? Sì, possiamo. Perché non mi lascia... Ah, sempre io... questo qua. Ti serve belief per scolpire questa terra. Non lo so, scopriremo più avanti, credo, cos'è il belief. Ok, abbiamo raggiunto 15 abitanti e abbiamo una nuova abilità. No, in realtà abbiamo, come dire, aggiornato i follower. Non so se sia proprio aggiornato. Comunque, vediamo che cos'è. Questa carta ispirerà i tuoi followers a riparare i vecchi monumenti vicino alla land, alla terra, insomma. Manda i tuoi builder a riparare il monumento. Ok. Cosa? Ah, ok, abbiamo completato anche questa. Ora genereranno belief. Ah, ecco, il belief che mi serve a me. Che cos'è? Vediamo, i breeders nelle casette con le offerte che ti faranno, genereranno il belief. D'accordo. Colleziona belief per, come dire, per dare energia al potere di scolpire. D'accordo. Ok. Ancora? Left click to scroll. Ah, oh oddio, cos'è questa cosa? Ok, oh oddio, quante carte dobbiamo raccogliere? Aspetta, 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 aspetta. Cos'è questa cosa? Allora, adesso noi siamo nel 5000 BCE, cioè l'età primitiva. Ah, queste sono tutte le età. Ok, ho capito. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, abbiamo l'età del bronzo. Poi cosa abbiamo? Sempre età del bronzo. Età del ferro, ok. Sempre età del ferro. Ok, praticamente qui abbiamo 0 CE. E iron. Ok, basta. Si ferma qui. Forse man mano che andremo avanti con scoprire le varie carte si sbloccheranno altre ere. Almeno penso. Ancora? Basta? Continua a dirmi clicca per collezionare, ma mi sembra che abbiamo collezionato tutto. Questo che cos'è? Niente. Vediamo di tornare indietro. Se riusciamo. Dai. Ok, ci siamo. Questo è quello che abbiamo appena visto, d'accordo? Quindi possiamo uscire. Ok. Che cos'è questo suono? Oh, che cos'è questa cosa? Oh, cos'è, cos'è, cos'è? Power Select. Oddio, credo che questo qua sia il credo.
Ok, perfetto. Quindi abbiamo capito che questo qua in pratica ci fa aumentare questo numeretto che penso sia il nostro, il brief, quello che ci diceva prima. Però a cosa ci serve? Ah sì, mi serviva per esempio qui. Vediamo se è vero. Sì, è vero. Ok, praticamente questo ci servirà per scolpire la terra, d'accordo. Però consumiamo molto più, cioè consumiamo. Sì, consumiamo il credo. Intanto qui ha completato questa cosa che non so cosa sia, quindi vediamo subito di scoprirlo. Land expansion. Oddio, questo è bellissimo. Praticamente con questa cosa abbiamo sbloccato una parte di isola. E potremo quindi andare ad espanderci in nuove terre. Molto, molto bello. Qui continua a lampeggiare. Abbiamo qualcos'altro da sbloccare, non mi sembra. Ok, bene. Io quasi quasi, vediamo, intanto riusciamo a prendere questo scrigno. Sì, ce la facciamo. E abbiamo preso un altro sticker. Vediamo se possiamo piazzarlo da qualche parte. No, non mi sembra che serva da qualche parte, quindi per il momento lo possiamo ottenere qui. Dicevo, io credo che per il momento possiamo fermarci qui con questo episodio. Vedremo nella prossima parte di espanderci in quest'altra parte di isola. Qui vedo un altro monumento, molto probabilmente ci servirà per espanderci ulteriormente verso quest'area. Quindi, per questo episodio è tutto. Lasciate un mi piace e commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!